Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi chiedo anzitutto di iscrivervi al canale e lasciare un like per supportarlo. Oggi guardiamo questa luce posteriore che possiamo installare appunto come fanale sia in un monopattino che in una bicicletta. Vi lascio anche qui in alto a destra la scheda per le frecce da poter inserire nel manubrio. Questo fanale lo metteremo quindi nel posteriore del nostro monopattino bicicletta attraverso la fascia in dotazione che troveremo all'interno della confezione e sarà molto utile perché sia quando comincia ad andare via la luce o quando siamo totalmente al buio potremo installarlo ad esempio sul parafango, ad esempio come qui in un monopattino, un 365 dello Xiaomi. Possiamo installarlo su qualsiasi supporto, quindi anche al di sotto di una sella di una bicicletta. Si ricarica attraverso questa classica porta micro USB, quindi lo inseriremo all'interno il nostro cavetto attaccato ad un PC o a una porta di ricarica che in casa abbiamo, ad esempio per lo smartphone, e lui si ricarica in pochi minuti e la carica dura veramente tanto. Se usiamo il monopattino circa 30-40 minuti al giorno, lo ricaricheremo mediamente una volta a settimana. È interessante perché il telecomando lo possiamo mettere dove noi preferiamo, quindi ad esempio accanto all'acceleratore del nostro monopattino, e lo accendiamo con un click e quindi lui ci fa subito da luce segnalatrice, e le frecce sinistra e destra, che nel nuovo modello, se teniamo premuto sia il tasto sinistro che il tasto destro, luccicheranno sia la sinistra che la destra a mo' di allarme, cioè per far capire ad esempio c'è qualcosa che non va. Se noi ci fermiamo col monopattino perché ad esempio abbiamo forato una gomma nel caso di un Xiaomi. Vi lascio il link in descrizione, lo possiamo mettere anche in un casco, qui diventa una cosa ganza veramente da vedere. Io vi lascio il link in descrizione del nuovo modello, che è questo che vedete in foto. Costa veramente poco, tra i 10 e i 15 euro. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Ciao, alla prossima!